Non bastano il ritorno da Beniamino a Palatriccoli di Ryan Hoover e l'innesto nei ranghi di Cristian Di Giulio Maria. Nella sfida fra Iesi e Casale, la Novi Più a confermare il momento positivo che l'ha vista vincere 9 delle ultime 13 partite, mentre la Fileni PPA non riesce di bissare il successo casalingo di 10 giorni prima contro Brescia. Finisce 77-75 per una Novi Più che per tre quarti sbaglia molto poco e tira col 56% da 3, salvo appannarsi nell'ultimo parziale. Iesi dal canto suo si arrabbia con la terna e con decisione piazzate qua e là nel corso del match. Il tecnico alla panchina arancioblu è quella d'Hoover, l'antisportiva Maggioli e l'occhio mai tenero su Santiangeli, che alla luce del testa a testa finale suonano come altrettanti episodi importanti. E alla fine in sala stampa arriva lo sfogo dell'amministratore unico Altero Lardinelli. Ma un arbitraggio così scandaloso come quello di oggi è una vergogna per una società che fa i sacrifici tutto il giorno, tutto l'anno. Come noi, come Casale, non ci meritiamo un arbitraggio così. Non ce lo meritiamo. La federazione è ora che fa qualcosa, perché mandare tre incompetenti a arbitrare uno scontro salvezza è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Nelle file di Iesi non basta la prestazione da protagonista di Maggioli, 33 punti, 11 rimbalzi e 12 su 15 da 2. Anzi, l'Aurora si rimprovera proprio quello di non andare nell'ultima azione, sul meno 2, a cercare nel pitturato le mani infallibili del lungo per il supplementare. Senza tempo di un time out per organizzare l'azione, la Fileni BPA va a cercare sull'arco il colpo a 3 della vittoria, ma spreca con Borsato, Santiangeli e Migliori. Boccone amaro da ingoiare per una salvezza per cui c'è da restare sul pezzo.